Cari fratelli e sorelle, la seconda domenica di Quaresima, presentandoci l'episodio della trasfigurazione di Gesù, ha l'intenzione di presentarci un anticipo della Pasqua e in qualche modo di aiutarci a rispondere alla domanda di Pietro, Giacomo e Giovanni al termine dell'episodio. Il domandarci che cosa significa risorgere dai morti. Una domanda, credo, che rimane, se la ascoltiamo, presente nel nostro cuore, anche se, credo, poche volte pensiamo alla risurrezione. Non è così. Siamo più portati a pensare ad altro della vita e fermarci magari al limite e al momento della morte. E in questa situazione che stiamo vivendo di pandemia, questo aspetto, questo limite umanamente invalicabile, continua a tormentarci. Ebbene, il Vangelo di oggi invece ci vuol fare anticipare il mistero della risurrezione, darci un'occasione, anche se limitata, temporanea, di risurrezione, farci incontrare il Signore risorto e vivo in mezzo a noi, nella nostra storia, nella nostra vita, che continua ad essere la storia e la vita di persone che calpestano carnalmente questa terra con tutte le contraddizioni, rischi e fragilità di cui è fatta. Le letture che abbiamo ascoltato sono molto belle e, se partiamo dalla prima, direi anche un po' sconvolgente. Quello che chiamiamo nel libro del Genesi l'episodio della offerta del sacrificio di Isacco. Il testo non ci è stato presentato per intero, ma solo in alcuni particolari, ma sono sufficienti, credo, per toccare il nostro cuore e per superare la prima immediatezza di difficoltà ad accettare un testo così. Com'è possibile che Dio chieda il sacrificio di un figlio? Com'è possibile? Non è possibile. La risposta è chiara. L'episodio è diviso in tre passaggi che ci aiutano a capire qual è l'immagine vera di Dio e che cosa Dio si aspetta da chi lo accoglie. Provo a presentarvelo. Se avete fatto attenzione alla lettura, vi sarete accorti che per tre volte si parla della chiamata di Abramo. Si dice il nome e inizia il testo sacro dicendo: Dio mise alla prova Abramo e lo chiama Abramo, e Abramo risponde: eccomi. E questa caratteristica di sentirsi chiamato per nome e di rispondere con un eccomi, sono qui, si ripete per ben tre volte. Le due successive l'autore sacro la mette sulla bocca dell'angelo più che di Dio, ma l'angelo rappresenta in questo caso Dio. Ebbene, proviamo a sottolineare un aspetto di ognuna di queste tre chiamate o interventi. Innanzitutto Dio chiama per nome e chiama con esigenza. Dio è esigente. Direi che dalla prima chiamata, Abramo, prendi tuo figlio, il tuo unigenito, lo stesso termine che si applica a Gesù,
che tu ami e va a offrirlo per me, dove ti indicherò. Dio è così potente che vuole tutto di noi. Non si tratta di un'immagine per garantire i sacrifici umani, tutt'altro, esattamente l'opposto. Si tratta di dire chi è Dio. Dio ama l'umanità in modo infinito, ama ognuno di noi al massimo, ma si aspetta da noi un atteggiamento paritetico per quello che ci è possibile, ossia anche noi rispondere al suo amore con un amore altrettanto completo, totale ed esigente. Quando si ama veramente una persona, non si ama solo parte di una persona, ma si ama in totalità, la si deve accogliere tutta e completamente, anche negli aspetti limitati o meno piacevoli e graditi in tutte le situazioni. Con questa richiesta credo che fondamentalmente l'autore sacro voglia dirci questo di Dio. È così esigente che ci dice: guarda che sei capace di poter amare anche tu come amo io, dando tutto e non solo parte, in totalità, in pienezza, in completezza. E il tuo amore è un amore che può offrire completamente te stesso, senza divisioni. È duro forse questo, ma così è Dio. Dio vuol prendere completamente il nostro cuore perché dà tutto il suo cuore. La seconda chiamata di Abramo è quella che ferma la mano che stava per stendere sul figlio, con anche qui l'immediata risposta: eccomi. Dimostra però un altro aspetto di Dio. Dio è esigente, è vero, ama in modo totale, ma proprio per questo Dio offre tutto di sé, offre completamente se stesso. Quella richiesta del sacrificio di Isacco si realizza non da parte dell'umanità, ma da parte della divinità. È Dio che offre e sacrifica suo figlio per noi. Non può essere vero l'opposto. Dio non vuole nessun sacrificio, non vuole il nostro sangue, non vuole veder scendere sangue umano per lui. Dio non ne ha bisogno. Siamo piuttosto noi che abbiamo bisogno della sua trasfusione di sangue divino nella nostra vita umana. E quanto fondamentalmente ci ha detto San Paolo nella seconda lettura: se Dio è con noi, chi può essere contro di noi? Se Dio ha dato il suo figlio unigenito per noi, lo ha offerto sulla croce, che cosa può esserci contro l'umanità? Anche l'esperienza della pandemia che stiamo vivendo ci deve portare all'immagine corretta di Dio. La pandemia non è condanna di Dio per l'umanità, non è cattiveria sua, non è un metterci alla prova, non è un voler castigare chissà quale dei nostri peccati, anche se ne abbiamo e molti e dovrebbero e potrebbero essere castigati. Dio sta offrendo e soffrendo con l'umanità per noi, e il sangue di suo figlio sparso sulla croce e a beneficio e a salvezza. E l'offerta è totale di Dio per l'umanità. E il Signore ha fatto così. Dona se stesso. Qual è il potere di Dio?
Domenica scorsa, la prima di Quaresima, era la domenica delle tentazioni. Se avessimo letto l'episodio delle tentazioni secondo il racconto di Matteo o di Luca, domenica leggiamo quello di Marco che lo cita in una riga sola, ci saremmo accorti che in una tentazione il demonio porta Gesù su un alto monte, esattamente come i due monti di cui parlano le letture di oggi, il Genesi e il Vangelo della Trasfigurazione. Lo porta lassù in alto e gli dice: guarda tutta questa terra, guarda che bellezza, puoi avere il potere su di lei, puoi utilizzarla a tuo interesse se mi adorerai. Ma non è questo il comportamento di Dio. Dio non esercita il potere su di noi, non esercita il suo interesse su di noi, non ne ha bisogno, e Dio fa esattamente l'opposto, offre se stesso per noi, dona se stesso per noi. Il suo potere è il potere di offrire la sua vita, di spargere il suo sangue per noi fino all'ultima goccia. Il sacrificio di Isacco è esattamente questo. È Cristo Gesù che in croce dà tutto se stesso per noi e ci libera e ci redime. Il secondo eccomi di Abramo, quindi, indica quest'altro aspetto del Signore, di Dio, e purifica il significato del potere di Dio, che è il potere di dare la vita e non di prenderla. Ed è quanto il Signore Gesù ripeterà continuamente ai Suoi apostoli e ripete anche a noi. La terza volta che nel breve brano Dio chiama attraverso l'angelo Abramo, aggiunge un altro particolare che riguarda fondamentalmente la nostra missione. Dio affida a chi ha capito che lui è una persona di amore esigente, ma che è esigente fino a dare la sua vita per noi, a offrire tutto. Ecco, chi è entrato in questa logica dell'esigenza e dell'offerta di Dio diventa strumento di benedizione, e di benedizione non solo per sé, ma per tutte le nazioni della terra, dice l'autore sacro del libro del Genesi. Abramo, solo che ha fatto l'esperienza di un Dio esigente fino a pensare che gli stava togliendo tutto, ma che ha scoperto che in realtà era Dio che gli stava dando tutto e sostituendosi a lui, diventa strumento di benedizione di tutte le nazioni e della terra intera. Questa è la missione che il Signore affida ad ogni credente e alla Chiesa, di essere e diventare strumenti di benedizione per tutti. Ecco, tante volte ci sembra di essere pochi, ci lamentiamo di diminuire. Non è questo che conta per Dio. Quello che conta è essere autentici. Bastano pochi, basta uno, è bastato Abramo. E soprattutto è bastato Gesù, che ha offerto la sua vita per essere benedizione dell'intera umanità e di tutto l'esistente e della creazione, di salvare e redimere, di ridare vita e portare a resurrezione. Questi sono i tre passi, ecco, che mi sembrano presenti e chiari nell'episodio apparentemente sconvolgente che chiamiamo del sacrificio di Isacco. Vorrei ancora fare
due brevi osservazioni sul testo della trasfigurazione, anche per collegarci a quello che è il carisma dei gruppi di preghiera. Ho citato all'inizio, ecco, un gruppo che celebra 70 anni di vita e di ininterrotta presenza, il gruppo San Giuseppe di Bagheria in Sicilia. Il mistero e il carisma dei gruppi di preghiera è concentrato da Padre Pio in due immagini: essere vivai di fede e focolai di amore, di carità. Ecco, credo che l'episodio della trasfigurazione indichi esattamente questi due elementi. Il Signore che porta il suo primo gruppo di tre apostoli sull'alto monte e si trasfigura di fronte a loro, che raduna quei due e tre e lui è lì presente in mezzo a loro nella sua divinità, è il momento dell'essere vivai di fede. Il radunarsi per pregare come gruppi di preghiera di Padre Pio significa essenzialmente vivere quel momento di trasfigurazione dove il Signore è presente, glorioso e risorto in mezzo a noi, in mezzo a loro, e fa sentire la sua voce che tocca il cuore. Ravviva quindi la fede, dà alimento alla speranza, alla fede che sa guardare al futuro. Ma se fosse solo quello, sarebbe poco e non sarebbe completo, non sarebbe cristiano, potrebbe rimanere un atto egoistico, come sembrava a Pietro. È bello per noi stare qui, ma non è quello il momento decisivo. Quello è il momento strumentale, dove il tuo vivaio di fede deve chiamarti a diventare strumento di carità. Ed ecco allora il secondo momento che Padre Pio chiama focolaio, focolaio di amore e di carità. Ed è il momento di dover scendere, di dover tornare in mezzo alla gente, in mezzo alla storia, in mezzo all'umanità ferita, in mezzo all'umanità fragile e in difficoltà, per portare la parola di questa fede che diventa carità, capace di aiutare, di tenerezza, di generosità, di dono reciproco, di sollievo, di sollievo. La carità porta al sollievo. Non per nulla Padre Pio ha voluto casa sollievo come casa segno dei gruppi di preghiera, come luogo e focolaio di carità. Ecco, scendere dall'esperienza della trasfigurazione significa esattamente questo: andare nel mondo con le nostre, con i nostri limiti, ma ormai alimentati dalla fede, e accendere piccoli focolai di carità e di amore in mezzo ai fratelli e alle sorelle, in mezzo al popolo, comunque sia, soprattutto a chi è in difficoltà ed è povero, anche se magari non crede. Accendere la carità. Questo ci fa alla fine trasfigurare il mondo intero, anche se magari non ce ne accorgiamo, e trasfigurare dell'amore e della risurrezione di Gesù dopo essere passati attraverso il mistero della croce. Ci fa essere, e chiudo, degli anticipatori della Pasqua, come è stato esattamente il mistero della trasfigurazione di Gesù. E l'augurio che voglio fare questa sera a tutti i gruppi di preghiera di Padre Pio, e in particolare al gruppo di Bagheria che ricorda i 70 anni di missione: sapere anticipare con
la fede viva e soprattutto la carità operosa, il mistero della Pasqua in questo mondo che sarà sempre e comunque segnato di fragilità e di croce. Amen.